Salve, sono Morbino Filippina, faccio parte del Comitato Organico Aggiuntivo ATA, ex organico Covid. L'anno scorso, infatti, ho avuto la fortuna di lavorare presso una scuola dell'infanzia come collaboratore scolastico e ho avuto modo di vedere che, grazie al supporto di noi altri, si riusciva a garantire la sorveglianza e l'igiene necessaria, a prescindere dalla pandemia, perché se sottrai quel numero di personale aggiunto, ti ritrovi la mattina ad aprire da sola la scuola, tu collaboratore scolastico, e eventualmente succede un contrattempo, non riesci ad aprire i cancelli, i ragazzi rimangono fuori dalla scuola durante l'orario scolastico. È successo, girava su Facebook qualche mese fa la notizia. Oppure succede che da sola devi tu, collaboratore scolastico, fino alle 9, 9 e mezza che ci sono gli ingressi nelle scuole dell'infanzia, garantire la sorveglianza perché c'è gente che entra, gente che esce, i pulmini che arrivano, non ce la puoi portare la bambina al bagno. La maestra è da sola fino alle 10 e mezza che arriva la collega e la bambina si fa la pipì addosso. È successo pure questo. Come ci si fa a ridurre una scuola con un solo collaboratore scolastico? È molto, molto veramente risicato. La stessa cosa per quanto riguarda le pulizie. Cioè, una sola collaboratrice scolastica che lavora da sola, almeno per un'ora la sera, eventualmente scivola, si fa male, perde i sensi. Ma non va bene. E la sicurezza sul lavoro dove è andata a finire? C'è uno statuto dei lavoratori così bello, fatto. Non viene rispettato neanche dallo Stato. Questo è gravissimo. Ci vogliamo accontentare che i nostri figli devono andare in delle classi che vengono lavate, il pavimento lavato soltanto una volta a settimana, forse. Gli ambienti comuni, tra cui i corridoi, gli androni, una volta al mese, neanche. Perché questa è la situazione reale che sta nelle scuole oggi. Se non ci ribelliamo, e se anche i genitori non si rendono conto di dove veramente per 6 ore al giorno, anche 7 per i bambini che fanno il tempo prolungato, di dove veramente stanno i loro bambini nelle stalle fra un po'. Io capisco che devono andare a lavorare e non hanno dove portarli, però io sarei se avessi dei figli sarei la prima a scendere in piazza. Non ce li ho, scendo lo stesso, perché so le condizioni veramente drammatiche in cui versa la scuola.